Presidente, scusi, dunque, facciamo così, che errori, come dice il collega Figliomeni, si possono commettere. Proprio per questo la garanzia di assicurare che il servizio sia quanto più soddisfacente possibile e che errori non siano commessi né adesso né in futuro è proprio nel continuo rapporto che è garantito dal delegato della sindaca all'accessibilità universale con i rappresentanti delle associazioni, delle disabilità, nonché con le consulte. Quindi questo mi sembra già una garanzia che qualora ci fossero errori all'interno di un regolamento, di un atto, di giunta o di consiglio che sia, questo sia superato da un rapporto continuo e costante con i cittadini. E in questo caso è proprio questo quello che abbiamo fatto. Certo che vedere un regolamento approvato dopo 14 anni e sentire dai partiti d'opposizione, sentirsi rimproverati dai partiti d'opposizione perché abbiamo dimenticato qualcosa, di dettagliare qualcosa all'interno del regolamento, insomma, fa pensare. Concludo, Presidente, aggiungendo che io ringrazio lo stimolo dell'opposizione su alcune questioni, alcune tematiche, tra cui quelle su cui io lascio il vanto al consigliere Figliomeni, come quello dell'aumentare il budget a disposizione per il servizio. Però parlano sempre gli atti e in fase di discussione del regolamento, in un maxi emendamento che abbiamo portato in aula durante l'approvazione del regolamento, c'era proprio una richiesta di un maggiore budget a disposizione da riservare al servizio. In aula l'assessore Meleo allora addirittura anticipato una maggiore disponibilità di spesa per il servizio e quindi con grande soddisfazione sia del consiglio tutto, immagino, compresa l'opposizione, sia dei fruitori del servizio. Quindi mi dispiace deludere Figliomeni, ma per quanto io accolgo lo stimolo e la provocazione su il lavoro durissimo d'opposizione, purtroppo questo merito non va a Figliomeni. Grazie.